noi la mettiamo nella spada e diventa una potenza incredibile. Quanto fa? Ciao a tutti ragazzi, io sono Celofi e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video del Celopack Ultra. Allora, è passato molto tempo dallo scorso episodio e ho molte notizie da darvi. Uno, andiamo di sopra perché sono scritto la lista e me ne sono già scordato. Allora, per prima cosa ho tolto la Draconic Evolution e l'Avarizia. Sono due mod che erano fondamentali nel modpack, perché aggiungevano cose OP, armi, picconi, armature, cose del genere, che comunque, stavo spostando il microfono, erano esageratamente potenti. A me quelle cose lì piacevano, perché erano difficili da craftare, soprattutto ti davano molta soddisfazione quando con 10 miliardi di tonnellate di diamanti le costruivi, robe del genere, no? Il fatto è che poi mi sono ricordato qual era il vero obiettivo del modpack. Non era quello di fare queste cose OP. Abbiamo le farm molto belle lì sotto, quelle sì, sono utili. Abbiamo tutta sta roba qui, automatica, certo. Ma tutto questo è per un altro obiettivo, che io mi ero scordato quando ho aggiunto queste due mod. Perché l'obiettivo del modpack è quello di esplorare, soprattutto, e avventurarsi in luoghi epici tipo quello lì. Purtroppo, ovviamente, se noi prendiamo una spada che fa 10.000 di danno, non c'è divertimento nel farlo, perché shotti i boss e ogni cosa, quindi sarebbe completamente inutile. Dunque, alla fine ho deciso di toglierla. Adesso vi dico le altre cose. Quindi non la useremo, volevo utilizzarla ma non la useremo. Infatti tutti i minerali che ho adesso non so come usarli perché servivano proprio a fare quelle mod lì. Forse le riaggiungo proprio alla fine fra 50 episodi, roba del genere. Ok? Perché 25.000 di ferro non li utilizzerò mai, ma comunque ce li abbiamo se vogliamo fare robe esagerate. Adesso qualche aggiornamento piccolo. Fuori dal video ho fatto quella roba lì, ho spostato tutti i mulini che c'erano prima, che facevano rumore ed erano inutili, con questi di qua che sto ancora finendo di migliorare con il tessuto. Basta, tutto qui, sto migliorando lentamente. Poi, una cosa che vi ho spiegato poco è stata il boiler. Vedete, l'ho già scritto sulla lista. Il boiler è questa cosa qui, l'ho fatta fuori dal video e non l'ho spiegato per nulla. È un sistema molto semplice, questo ci vuole proprio nulla a craftarlo, non vi faccio neanche vedere il crafting. Qui arriva la legna dalla farm di legna, entra qui dentro, con l'acqua che arriva da lì sotto, da qualche parte, produce steam per il generatore di giorno, tutto qui. Invece di notte volevo dire, perché di giorno c'è già la torre solare lì. Quindi avremo sempre energia. Ecco, a proposito dell'energia, ho fatto questo coso qui vi faccio vedere come si crafta. Così, molto semplice anche questo, ed è spettacolare. Infatti dà energia wireless in tutta questa zona. In questa zona qui i nostri oggetti non si scaricheranno mai. Infatti come potete vedere il jetpack è sempre carico, 100% la spada pure, e lo stesso vale per lo scudo, al quale ho aggiunto una lampadina. Sì, questa è abbastanza inutile, però l'ho aggiunta perché si può. Poi posso levare sta roba viola. Levati. Sto migliorando invece la batteria, che è una batteria Vibrant, questa qui, vedete? Difficile da fare questa, infatti l'ho aggiunta all'autocrafting, vediamo un po', Vibrant, click, click, manca la glowstone che sta craftando il nostro sistemino di sotto, quindi quando avrà fatto vi dirò di craftare pure quello. Fuori dal video sempre, io e Chiara, Chiaretta Blade, abbiamo registrato tre episodi che sono andati perduti, perché? Per il semplicissimo motivo che non ha registrato l'audio. E che ne so io del perché? Non lo so, non registra l'audio ogni tanto sto programma qui. E il mio computer forse probabilmente. Comunque, nel quale abbiamo fatto quella roba lì, che bella ma inutile, però è bella sul serio, l'ha fatta Chiara. Io poi ho tolto tutte le cose che ci ha messo lei. Qui sopra c'erano tutti i fiori che ha messo lei, ci ha messo la roba della Botania, quella mod magica bellina. Scusa Chiara, però sono più belli quei fiori lì, sbrilluccicano. Comunque, poi un'altra cosa che abbiamo fatto è stata andare un po' nell'end a girone solare a caso, ma abbiamo trovato solo un bel po' di lucky block e nient'altro. E poi questa stanza qui è interessante, ma è rotta pure, sì, perché
ma qui c'è un buco. La vedremo nel prossimo episodio. Vedete, nell'end abbiamo pure trovato l'Endymium. Endymium, quello lì. Nulla, è una stanzetta che vedremo nei prossimi video. Quest'oggi, infatti, ricorderemo qual è lo spirito di questa serie, cioè andare all'avventura. Quindi non vi dirò più, vi faccio vedere che ho reso automatica la farm di Wither. Come stavo dicendo, ho reso automatica la farm di Wither. Infatti, tutti gli oggetti vengono qui. Se io voglio spawnare Wither, dico vai. E mi sa che dovrebbe spawnarlo. Ma sì, dai, facciamo esponare uno. Le Nether Star a questo punto non ci serviranno a nulla. Nether Star, a nulla. Io non so cosa potrebbero servirci a questo punto, perché ho tolto la mod che le utilizzava. Per fare questo, tanto scoppiano cose, questo ovviamente, ma nient'altro, fare roba magica che non mi interessa, perché quella mod lì non credo la userò. Comunque, ad ogni caso la farm c'è. Abbiamo 30 Nether Star. Non le utilizzeremo mai, ma in futuro probabilmente la mod, quell'OP la metterò, datemi retta. Quindi mi spiace di averla tolta perché era bella, però, ahimè, voglio comunque questo sia un mod perché di avventura, perché il Celopec è sempre di avventura. Infatti quest'oggi faremo qualcosa non di tecnico, ma di avventuroso. Infatti, come stavo dicendo, no, non, dobbiamo fare una cosa tecnica purtroppo, sì. Dobbiamo fare questo, perché avendo tolto la Draconic Evolution si è tolta la cosa dei teletrasporti, quindi dobbiamo fare i teletrasporti. Possiamo usare l'Enderaio, ma non è tanto difficile, eh. Telepad. No, facciamo questa qui, è più semplice. Si può fare anche questo. Teleport, oh, mischiola. No, ma è bellissimo. Questi qua sono spettacolari. Però servono parecchi di questi cosi qua. Comunque voglio fare il portable teleporter per quest'oggi, una cosa semplice. Allora, servono questi, che si fanno con l'ossidiana. Per fortuna non è... Sì, è ossidiana rifinita. Rifinita, sì. Ok, andiamo per ordine. Servono questi. Questi si fanno così, semplici, semplici. Nel Metallurgic Infuser, quindi... Prendiamo dei diamanti che non mi mancano perché il Quarry finalmente ha iniziato a estrarli. E un po' di enriched alloy che questi ce l'abbiamo. Questi vanno nel basic fusion questo. E tre alla volta li fa perché questo qui è potenziato, è vero. Ha 140 diamanti all'interno, sul serio? Come? Non lo so. Meglio perché questi qua andavano tipo migliorati. Ecco, andavano messi qui dentro. Ok, comunque così fa tutto da solo. Adesso le cose arrivano qui. Eccoli qua. Rinforzi d'alloy. Molto bene. Altri tre. Mamma mia, benissimo, come siamo efficienti. Adesso voglio fare un'altra enrichment chamber. Quindi la faccio fuori dal video, va? No, non è qui. Aspetta. Allora, questi qua. Perché si mettevano in quel modo lì? Vabbè. Allora, quelli lì hanno finito. Qui mettiamo a fare questi. Aiuto, non devo precipitare. Aiuto, aiuto, sto jetpack è un po' intrattabile. Questi li buttiamo qui. Questi ce li teniamo. Questo l'ho fatto, ma forse non serviva neppure. Qui per fortuna ho una bella conduit first aid. Quindi facciamo così, guarda. Dovrebbe averle fatte. Diamond plate. Poche. Perché, cioè, 4 ne ha fatte. Stiamo scherzando. Di più. Di più. Dunque, noi mettiamo le plate qui dentro. Mettiamo questo qui dentro. E... Perché qui non si divide da solo, non lo so, di là lo faceva e sì, devi buttarlo via. Ok, a questo punto dovrebbe trasformare questa roba qui in refined obsidian, che non viene estratta, sì, viene estratta. Bene, ora non lo so, refined obsidian. Quello che dobbiamo fare è il teleporter, che serve per teletrasportarsi, no? Teleporter. Eccolo qui. Ok, è facilissimo, mamma mia, non ci vuole nulla. Allora, la polvere, dobbiamo metterla qui dentro. Qui. Forse ce l'ho messa troppa, vabbè. E facciamo quei cosi finali. Cioè, abbiamo già fatto, mamma mia, mi sembra troppo facile. La meccanismo, io pensavo sempre che fosse una mod difficilissima. Guarda qua, invece. Qui adesso dovrebbero arrivare questi.
che vediamo cosa servono. Atomiche di Sassembre. Questo è un piccone epico. Lo facciamo. Lo facciamo. Serve sta cosa. Ma lo facciamo lo stesso. Quindi, oggi facciamo roba tecnica, scusate, dovevo fare un po' di avventura, ma la faremo nel prossimo episodio. Atomic. Eccoli qui. Allora, una cosa alla volta. Sei. Cioè, ne ha fatti sei. Bellissimo. Dunque, il nucleo del potere. Poi, questo qui. Non abbiamo il basic, ma cosa 600? Il basic. Il basic. Fanne 20, vai. 20 basic. Poi, energy tablet. 1 e 1, 2. E questo, aspetta, questo l'ho già fatto. L'ho fatto prima, non devo rifarlo. Dunque, perché no? Il basic dovrebbe starsi a fare, no? Qui. Sì, eccolo qui. Guardate la redstone! Mi mancava tantissimo la redstone. Allora, questa cosa qui non funziona. Non capito il perché. È tutto ok, ma non va. Boh, quindi niente. Lo faccio a mano. Dunque, l'energia ce l'ha, giusto? Non è quel problema. Sta scendendo, ma perché lo sta utilizzando? Se lo staccassi, ovviamente ripartirebbe. Perché i cavi sotto ce li ha? Fammi controllare, va. No, i cavi non ce li aveva. È per quello che non funzionava. Boom, abbiamo il teletrasportatore che grazie al nostro wireless coso si carica subito. Non so come funzioni. You can know. Ok, adesso questo oggetto è mio, grazie. Perché prima di... Vabbè, comunque. No frequency. Allora. Sono un cretino, perché serviva questa cosa qui. Per fortuna abbiamo craftato tutto quanto, pare. Sì, eccetto questi qui, tutto il resto lo abbiamo fatto, 2, 3, 4. Mamma mia, ci ho avuto paura di dover fare tutta la struttura, che comunque non è tanto difficile, eh. Cioè, bastano soltanto queste cosette qui. Quindi, se io metto questo qui... Qui sopra, che per fortuna... Cosa sta facendo? Perché... Boh, lo metto qui. Ah, si stava caricando. Dunque, qui ci mettiamo casa. Vai. Bene. Casa, set. Sì, mamma mia! Bastava mettere un blocchettino. Adesso, se io faccio teleport, vado a qui. Bello, però qui sopra fa proprio schifo, quindi magari lo metto qui. Sinceramente, anche no, lasciamolo qui. Per ora ci sta. L'energia c'è, fa controllare se l'ho messo al posto giusto. Qui sì, ok. 7. No, se ho sbagliato qualcosa, questo. 7, ok. Teleport. Benissimo, funziona tutto alla grande. Quindi adesso possiamo di nuovo teletrasportarci istantaneamente con un unico coso. Bellissimo, che pure funziona l'energia e non si consuma. Perché l'altro si consumava, vi ricordo. Per concludere il video, ragazzi, vorrei fare The Ender. È una roba spettacolare, vedete? Siccome siamo andati nell'End con Chiara, possiamo utilizzare l'Endstone per fare insieme al Dark Steel, che è poco, però ne bastano due dopo tutto. E ovviamente io ho un Dark Bow, questo è fortissimo, eh. L'Obsidian, possiamo fare The Ender's World. Sì, Marcus Crown, MK2, che è molto forte, ma non OP, esageratamente OP. Vedete, fa 9 di danno, ovviamente si può incantare, eccetera, eccetera. Facciamo lo stecco e... Boom! Sì, The Ender! Ovviamente questa qui andrà incantata con tutti gli incantesimi che c'ha questi. Ma io non ci credo! Ma subito! Subito, subito, vai! Sono 30 livelli, ma chi se ne frega! Comunque, nel frattempo che prendo l'esperienza da qui, vi spiego. Allora, grazie all'Empowered 4 fa ben 4 danni in più, quindi fa 14 più 4, 16. 16, mentre l'altra faceva 14, qualcosa del genere. Quindi sono 2 danni in più, ma tanto sta ancora finendo qui. Posso anche prendermi così i livelli, ok. E adesso la possiamo potenziare ancora! Ma diventa una bestia sta cosa! Con la testa. Ma mi ha mentito, diceva così, giuro.
Nulla, mi sono sbagliato io, ovviamente. Non bisogna fare la testa di Enderman, ma la Tormented Enderman Head, quindi la testa tormentata. A questo punto dovrebbe arrivare a momenti. Nel frattempo mi sono ricordato che le teste di Enderman, se noi le mettiamo per terra, danno un bel effetto, tipo qui. Vedi? Vibrano e ti seguono. Oltre che ho aggiunto un piccolo acquario qui, sempre con Chiara. Comunque, Enderman Man. Eccola qui. Bella. Bella. Noi la mettiamo nella spada e diventa una potenza incredibile. Quanto fa? 5, quindi 12 più 5, 17 danni a botta. È velocissima e ovviamente si ricarica da sola. Ha 2 milioni e 500 mila di energia, ragazzi. Nel prossimo episodio utilizzeremo questa spada e tutte queste cose per andare in una nuova dimensione. Che vi dico subito qual è. La Twilight Forest, ragazzi. Sta per tornare, quindi ciao a tutti.